Ciao a tutte e benvenute su Una casa alla volta. Io sono Francesca e in questo video continuiamo la seconda parte tutta dedicata al home tour nella mia cucina. Sì, ho la stessa felpa, sono sempre in cucina e ho deciso di continuare tutte quelle che erano le tematiche e i contenuti legati a questa zona della casa in un secondo video, perché altrimenti sarebbe diventato troppo lungo. In questa parte entreremo un pochino più nel dettaglio, vi farò vedere come ho organizzato la cucina, il perché alcune zone sono strutturate in un certo modo e vi lascerò quei tre consigli per far sì che anche la vostra cucina sia sempre in ordine, più o meno, e meglio organizzata possibile con tre trucchi da homestager. Continuiamo il tour nella mia cucina parlando di elettrodomestici. Vi metterò tutti i dettagli relativi a questi elettrodomestici nella descrizione. Intanto vi basti sapere che io ho scelto un piano non ad induzione ma a gas ed è un modello Frank. Mi piaceva di questo modello proprio questa linea molto bombata, molto prorompente, che dava alla mia cucina quell'effetto un pochino più country, rimanendo comunque in una linea elegante e morbida. Avevo proprio voglia di vedere questa grande zona fuochi che fosse all'altezza della cappa che avevo in mente. La cappa, infatti, come anticipavo nel primo video, è stata completamente ideata e disegnata da me e l'ho voluta estremamente grande. Le misure ve le riporto poi in descrizione. È molto movimentata, ha un piccolo arco e sopra ho voluto realizzare una zona mensole dove poter posizionare alcuni elementi decoro. È fatta totalmente a mano, quindi anche queste piccole imperfezioni a me piacciono tanto, perché proprio ci danno l'idea della lavorazione italiana, di ciò che si può fare con dei bravissimi artigiani e con il cartongesso. Adoro vedere anche da questo lato il suo profilo e mi piace tanto il mood che ha dato alla mia cucina. Credo che le dia veramente tanto, tanto carattere. Proseguendo sempre da questo lato, iniziamo a parlare del doppio lavabo che ho inserito in questa zona, mentre questo miscelatore è molto, molto importante, perché da qui posso scegliere se utilizzare l'acqua purificata oppure se utilizzare l'acqua solamente per pulire le pentole, i piatti e così via. Da Zara Home avevo anche acquistato questo dosatore per il sapone, all'interno del quale non c'è il sapone per le mani, ma c'è il sapone, il detersivo per i piatti. Qui c'è una tazza della mia colazione e tre coltelli. E continuando qui invece c'è la zona... ci sono io? Ciao! Continuando qui invece c'è la zona forni, quindi il forno a microonde NEF ed il forno invece normale. Hanno tantissime caratteristiche, io credo di usare più o meno il 2% di tutti i loro magici poteri, però ahimè io faccio altro di mestiere. Fondamentale di questa parte è l'incasso di tutto questo modulo all'interno del muro, quindi ho preferito perdere parte della
capienza della cucina, quindi della metratura della cucina, per far sì che i mobili, come vedete, sono a filo muro, non vengono esterni, no? Non vengono avanti, quindi avanzati rispetto al muro, ma sono incassati nel muro. Questo è un altro elemento che fa sì che una cucina risulti più ordinata e che dà assolutamente tanto stile, tanto carattere a tutto il mood, quindi una parte avanzata ed una parte incassata. Ora passiamo a un altro dei protagonisti di questa cucina, che è il frigo. Vabbè, a parte tutto quello che c'è stato posizionato sopra, è un frigo Samsung con da una parte la possibilità di avere ghiaccio e acqua e dall'altra parte la zona frigo. Questa zona è la zona freezer, ci sono diverse opportunità, vi dà un'idea di tutto quello che è in grado di fare questo freezer. Io mi trovo veramente bene con il freezer verticale e con la possibilità in un attimo di aprire le due ante e di poter vedere tutto quello che ho all'interno del frigo e del freezer. Continuando in questa zona c'è una televisione bianca Toshiba che ho posizionato qui per poter guardarla comodamente quando facciamo colazione. Dando le spalle alla televisione, ecco che avete l'altra visuale della cucina con il secondo lavabo. Entrambi i lavabi sono anch'essi Franke e il miscelatore non ricordo, ma ci andiamo a vedere immediatamente. C'è scritto Made in Italy, ma purtroppo non riesco ad identificare di dove sia il miscelatore. Dopo lo vado a cercare e ve lo metto in descrizione. Sull'isola, in questa zona di lavoro, lavo frutta, verdura. Noi utilizziamo tantissimissima verdura come famiglia e quindi mi trovo bene a lavorarla in queste due zone e poterla sciacquare direttamente qui. Mentre nell'altra zona lavabi, come già vi avevo anticipato, più che altro vengono posizionate e sciacquate quelle che sono le stoviglie e poi e le pentole e quant'altro per poi posizionarle direttamente nella lavastoviglie che è in questa zona della cucina. L'isola dal lato di lavoro è organizzata con quattro cassetti, un'anta e due cestoni. All'interno di questi cassetti, non vi nascondo, ci sia l'universo di Quark. Allora, questa zona è tutta dedicata a Giorgio e Wilson, quindi a Giorgetti ed Anzianotti. La parte superiore è dedicata invece alle tovagliette all'americana, con le quali noi ceniamo, pranziamo e facciamo colazione. Questo è il cassetto della vergogna, che se volete vi apro. Voi potete star certi che da qui potrebbe uscire qualsiasi cosa, e infatti è così. Questo è il cassetto di Morselli. Dentro c'è veramente di tutto e credo che in ogni casa ci sia il cassetto della vergogna. Ditemi se c'è anche da voi. Le altre zone sono un pochino più ordinate. Aiuto, per esempio, questa è la zona di Cavalier Giorgetti Giorgettini insieme a Wilson, dove ci sono per esempio il cotone per poter pulire le orecchie e altro materiale di pulizia e cura in merito ai nostri amici a quattro zampe. E io mi trovo molto bene ad aver posizionato da questo lato, quindi come vedete qui c'è subito la zona frigo. Tutto quello che è l'organizzazione e la lavorazione di per diverse attività. È veramente, è anche sporco qua, guardate, c'è ancora del pancake. È veramente molto, molto utile avere tanti, tanti pensili contenitivi e questo è il primo dei trucchi da home stager di cui vi volevo parlare. Come si fa dunque ad avere una casa sempre in ordine, comunque più o meno sempre in ordine
e ben organizzata. Parliamo della cucina. Come si fa ad avere una cucina ben organizzata e sempre in ordine? Il primo trucco da homestager è far sì che, se avete la possibilità di progettare una cucina nuova, vi concentrate soprattutto sul contenimento e sui pensili. Dovete avere tante zone contenimento, esattamente proprio così come state pensando, il più possibile, perché voi così non avrete tutto a vista, ma avrete tutto all'interno dei pensili, e quello che vi dà tanto fastidio, tra virgolette, e che vi sembra invecchi molto la vostra cucina, è proprio perché avete tante, tanti materiali e tanti oggetti sopra il piano di lavoro. Quindi consiglio numero uno, cercate di liberare il più possibile i vostri piani di lavoro, tenete il minimo necessario e vi garantisco che la vostra cucina sarà sempre in ordine. Sempre dall'home staging deriva il consiglio numero 2, ovvero inserite del verde all'interno della vostra cucina, inserite delle piante. Come avete visto, ci sono anche delle piante artificiali all'interno della mia cucina, sono posizionate simmetricamente sia sul top di lavoro nella zona fuochi, sia in alto nella zona della cappa dove c'è quella mensola che avevo realizzato integrata dentro alla cappa. Ecco che mettere un pochino di verde, quindi pulire tutto, fare questa operazione di decluttering e posizionare tutto all'interno dei pensili ed inserire piccoli accenni verdi anche con piante artificiali dove ci possono aiutare, vi farà sì che la cucina abbia un aspetto molto più ordinato e molto più naturale. Consiglio numero 3. Che cosa fa di una cucina una cucina? Che cos'è che vi fa sentire bene quando siete in cucina? In cucina ciò che vi fa sentire bene è il cibo, è l'aspetto conviviale della cucina, quindi gli elementi che a me piace di più e che acquisto più di frequente per la mia cucina sono quegli elementi che voglio esporre, quindi un portatorta oppure dei bei barattoli all'interno della quale si possa già vedere la pasta, si possa già percepire che è la nostra pasta italiana ruvida. Quindi tutti quegli elementi che richiamano, scusate, che richiamano già ad un caldo piatto ben cucinato, vi faranno sentire bene all'interno della vostra cucina, un bellissimo elemento conviviale e che farà sentire già da subito i vostri ospiti a vostro agio. Quindi una bella alzata di quelle anche in vetro, beh, lavorate, appunto questi portatorta, questi barattoli, compratene, acquistatene e valorizzate, date carattere alla vostra cucina con quello che è l'elemento essenziale della cucina, che è proprio il cibo. Ultimo, ma non per importanza, vi voglio parlare di quella piccola zona morbida, di quella piccola zona che ho desiderato all'interno della mia cucina e che solitamente non si vede tanto qui in Italia, che è una zona dove c'è una cassapanca realizzata attraverso in realtà dei pensili IKEA che sono destinati a tutt'altro uso, e poi con sopra delle mensole. Il video delle mensole lo trovate in qualche video più indietro all'interno di questo canale, quindi potete vedere come le ho realizzate, mentre adesso vi spiego ciò che manca e ciò che ancora desidero inserire proprio in quella zona per farla diventare ancora più rilassante e per dare lei ancora più carattere. Devo dire che questo è anche uno degli angolini preferiti di Giorgio. Si posiziona sempre qua perché quando aspetto Marco al rientro a casa o quando aspetto magari che ci sia, non so, una torta nel forno o la pasta che si sta cuocendo, mi piace mettermi qui e leggere oppure riuscire a trascorrere qualche momento un pochino più in relax.
Cosa manca però in questa zona? Allora, mancano le tende perché ancora non ho trovato le tende come le desidero io. Non è una cosa difficile, ma a quanto pare non sono ancora state ideate. Guardate un po' chi è arrivato. Anzianotti! Ed in più devo realizzare un grande cuscino per i due moduli della lunghezza perché vorrei che fosse un pochino più morbido quando sono lì che mi leggo un bel libro. Al di sopra di esse, come sempre, troviamo la nostra zona wow, la nostra zona dedicata alle mensole. Scusate se ogni tanto vi faccio venire mal di testa, ma si muove da solo questo marchingegno. È vero, Giorgio? Bene ragazze, io spero che anche questa seconda parte del video vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un like al video. Se avete domande o consigli, scrivete pure tutto qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per essere state insieme a me in questi minuti e ci vediamo presto, prestissimo al prossimo video. Ciao!